tattico della Lombardia, è stata collaboratrice del dottor Bertocchi e ci porterà dati relativi all'utilizzo di indicatori comportamentali nella valutazione del benessere del bovino secondo il sistema che è stato validato dall'Istituto Zooprofilattico. Giusto un commento alla relazione del professor Gabai, sicuramente lodevole l'attività di questo gruppo di lavoro. Io credo che in futuro avremo una marea di dati individuali forniteci dai sistemi robotizzati. Pensate, nella sola provincia di Mantova nel corso degli ultimi 14 mesi sono stati installati 350 robot di mongitura nella sola provincia di Mantova. Il vero nocciolo del problema che ha individuato il professor Gabai è di costituire un centro che raccolga questi dati e li tratti in maniera omogenea, quindi dovremmo immaginare un centro epidemiologico che non è più però rivolto al controllo delle patologie tradizionalmente impattanti sulla salute dell'uomo, ma le patologie che invece vanno ad impattare sulla quotidianità. E ovviamente l'aspetto genetica, genomica, è un altro incredibile area di lavoro. Dottoressa, lei, prego. Mi sentite? Sì. Vado dritta, diciamo, al clou della nostra presentazione, collegandomi però con quanto è stato detto stamattina, nel senso che la ricerca in ambito di benessere animale è molto recente, perché come ci ha detto Gabai, gli studi dei biomarker, se sono 100 anni che sono sotto, diciamo, l'analisi della scienza, sul benessere animale vedete che è dall'85 che comincia un'esplosione delle ricerche e dei risultati scientifici. Oltretutto, vista la difficoltà dell'argomento, che ha in sé aspetti sicuramente scientifici, ma non solo, perché tanti aspetti sono etici, è la società, sono le diverse culture che possono scegliere cosa è giusto e cosa è sbagliato, cosa è legittimo, cosa è necessario. Vedete che anche nelle definizioni di benessere, tra virgolette, scientifiche, l'etica influisce un po' con questi risultati. Tant'è che se passiamo da primordiali considerazioni che il benessere non è solo stato di salute ma anche uno stato mentale del soggetto, arriviamo a soffermarci sulle emozioni, sui sentimenti di questi animali. E sappiate che nel 2017, cioè pochissimi mesi fa, è uscito un external scientific report dell'EFSA sul dubbio che gli animali abbiano una coscienza, una consapevolezza di se stessi, degli altri animali e dell'ambiente che li circonda, proprio studiando tutti i processi cognitivi di apprendimento degli animali, basandosi però sul modello umano. Quindi sono veramente degli aspetti che bisogna prendere un po' con le pinze e molto difficili. Vedete qui al centro, ho evidenziato questo punto, gli ultimi praticamente 10 anni di ricerca sul benessere animale, che sono secondo noi un po' il punto zero di quello che è la misurazione del benessere animale, visto che, come già detto più volte, l'animale restituisce espressione del suo rapporto con l'ambiente, noi possiamo andare a misurarlo, però questa è una considerazione molto recente che è iniziata da poco. Chi sono i capofila di queste misurazioni? L'EFSA e sicuramente il progetto Welfare Quality, che è il primo che ha proprio stilato e descritto in maniera precisa come poter misurare queste conseguenze di benessere. In tutto questo scenario, comunque, è molto complesso e con tante sfaccettature, si inserisce il centro di referenza per il benessere animale, che ha sede, come sapete, all'Istituto Zooprofilattico di Brescia. Con un approccio piuttosto più sul pratico, sul pragmatico, sull'operativo, tentare di andare in campo e poter utilizzare gli strumenti che già la scienza ci aveva messo a disposizione per andare a misurare il benessere degli animali. Con un approccio, diciamo, non della ricerca pura, tra virgolette, ma per andare a raccogliere delle informazioni che fossero utilizzabili sia dal veterinario, che è stato chiamato in ballo più volte stamattina come fautore di quello che è il benessere fisico e psichico degli animali, ma anche uno strumento utile per l'allevatore, per dargli delle risposte su quali punti e criticità deve migliorare. Il sistema si basa su due aspetti, in primis l'animale, perché come visto è il risultato degli ultimi 10 anni della ricerca, cioè
il fulcro è andare a studiare le conseguenze dell'interazione animale-ambiente sull'animale stesso, perché possiamo, con le stesse, possiamo utilizzare le stesse misure sia in Italia come in altre nazioni, perché gli animali bene o male parlano tutti la stessa lingua. Però cosa succede? Che, come già diceva stamattina Winkler, non tutte le misurazioni animal-based sono facili, applicabili in un tempo compatibile con la necessità di raccogliere informazioni. Quindi rimangono sempre valide le misurazioni invece da fare sull'ambiente, quindi sulle strutture e sul management. Questo concetto poi non a caso viene ribadito proprio dall'EFSA nel 2012, quando stila una lista di misure sia animal-based che non animal-based, da cui pescare come se fosse una toolbox per andare a misurare se i fabbisogni della bovina da latte sono soddisfatti oppure no. Poi un altro punto importantissimo che non so quanti abbiano chiaro, che nella strategia europea del 2012-2015 per la protezione e benessere animale viene ribadito che la stesura di normative sul benessere a livello europeo ha in alcuni casi causato grosse disparità tra gli stati a livello proprio anche economico e commerciale. E questo va un po' contro quello che sono i fondamenti della comunità europea, di dare invece libera disponibilità a tutti i produttori con le medesime condizioni. E quindi cosa sottolinea? Che quando possibile è meglio andare ad indagare gli indicatori di benessere animale basati sugli animali stessi per semplificare anche il quadro normativo e non andare a imporre delle condizioni molto ligie. Come chiedeva poi il professore stamattina, qual era esattamente la misura che deve essere data in metri quadrati agli animali per avere una buona condizione di benessere? È difficile stabilirla netta perché sono tanti fattori, non è solo lo spazio disponibile, abbiamo anche il numero di abbeveratoi, il numero di mangiatoi, se c'è accesso all'uscita dalla struttura di stabulazione, com'è il management di questi allevatori e poi vediamo infatti questo punto più avanti. Mi fermo un attimo e chiedo, quanti di voi conoscono il protocollo CREMBA? Ok, quindi in realtà la minoranza delle persone, perfetto. Perché diciamo l'argomento è molto complesso e in questi 15 minuti di tempo non verrà spiegato tutte le basi del sistema. È solo un accenno, ma poi vedrete ci sono altri strumenti per entrare più nel dettaglio. In particolare, cosa vi dico? Che questo è uno dei sistemi possibili, non è l'unico, soprattutto perché noi abbiamo più popolazioni animali molto differenti che possono cambiare da stato a stato, anche tipologia di stabulazione, da libera fissa ad esempio, non è lo stesso tipo di scenario espositivo. Quindi non è molto probabilmente un protocollo che coprirà tutto, esiste la possibilità che più protocolli possano essere utilizzati perché includeranno misurazioni differenti e pertinenti a ciascuna popolazione e scenari di esposizione. Questo è il punto che vi accennavo prima. Per chi non ha mai sentito parlare del protocollo e volesse informarsi, vi consiglio caldamente di raggiungere il sito dell'ISLR, quindi www.izlr.it, cliccare sul banner del centro di referenza per il benessere animale, quindi cliccare sul menu valutazioni del benessere. Qui trovate i tre protocolli che abbiamo già messo a punto, che sono disponibili online, sono in italiano, li potete scaricare e già conoscete esattamente tutti gli item di valutazione che compongono i nostri protocolli. In particolare ne abbiamo fatto uno per la bovina da latte, con in realtà due checklist, come le chiamiamo, una per la stabulazione libera e una per la stabulazione fissa. Poi abbiamo un protocollo per il bovino da carne, inteso quello da ristallo, quindi gli animali sostanzialmente che arrivano dagli altri paesi e che ingrassiamo, e uno per il vitello carne bianca. Questa slide cosa vuol dire? Che lavoriamo a livello nazionale, ma abbiamo avuto confronti e collaborazioni a livello internazionale. In particolare ringraziamo anche noi la Cost Action Dairy Care perché abbiamo avuto possibilità di raggiungere le conferenze che sono state svolte presentando anche noi i nostri lavori con 5 poster. Abbiamo avuto la possibilità di partecipare alla ricerca dell'EFSA coordinata dall'EFSA con tutto un panel di ricercatori europei per la stesura di misure animal based da raccogliere routinariamente, e questo è un altro filone di ricerca della misurazione.
anche i comuni che sono nominati. Esatto, e all'interno c'era proprio anche l'INRA, quindi l'istituto francese, con i comuni che è stato nominato stamattina. La collega Lorenzi e Giacomini e Enrico, che avete visto presentati stamattina dalla dottoressa Manila Bagni, hanno partecipato anche loro al collaborative working group europeo. E interessante che ci dà insomma un po' di soddisfazione che recentemente abbiamo concluso una short term scientific mission con il Dairy Care, con una ricercatrice finlandese dell'università della Eastern Finland, dove abbiamo potuto applicare i due protocolli, Welfare Quality e il nostro, in alcune realtà italiane. Quindi prossimamente cercheremo anche di pubblicarne i risultati. E giusto per, diciamo, per darvi un'informazione, grazie proprio al Dairy Care siamo venuti anche in contatto con l'Università Croata, dove un ricercatore medico veterinario del luogo è interessato a come abbiamo cercato di misurare il benessere animale per poterlo applicare anche nella sua nazione. Venendo poi al clou della presentazione, che era i parametri comportamentali che abbiamo deciso di includere in questo protocollo, è doveroso ribadire che dipendono ovviamente questi parametri dalla popolazione target su cui indirizziamo la misura, e li abbiamo voluti dividere in tre grandi ambiti: uno è l'interazione animale con l'uomo, uno è l'interazione animale-animale, e uno l'interazione dell'animale col suo ambiente. Ok? Vado avanti. Per l'interazione uomo-animale, sostanzialmente abbiamo utilizzato quella che è la misura Welfare Quality che avete visto stamattina proprio nel video del professor Winkler, che abbiamo deciso di utilizzare anche noi perché, come ha detto ed è vero, è molto pratica, è fattibile, in poco tempo si riesce a fare e riusciamo ad avere un risultato sull'esperienza che hanno avuto questi animali nell'interazione con il loro allevatore. Come vedete, bovini adulti, quindi vacca da latte e bovino da carne. Nel caso del vitello carne bianca invece, come troverete anche scritto nel protocollo, abbiamo preferito invece utilizzare un altro tipo di test, chiamato Human Approach Test, di tipo passivo, ovvero in questo caso l'operatore rimane fermo di fronte al box dei vitelli e si aspetta che siano questi ad avvicinarsi. In base a quanto tempo si avvicinano e a quanti animali si avvicinano, riusciamo a dare un giudizio del loro rapporto con l'operatore. In questo scenario vale la pena ribadire di quanto sia importante il rapporto dell'uomo con gli animali e le decisioni relative al management per le conseguenze di benessere sugli animali stessi. E abbiamo diverse fonti, sia europee che ad esempio americane come la Temple Grandin, che ci dicono che molto spesso fa più differenza un allevatore che lavora bene che non delle strutture moderne ed efficientissime. In più, cosa secondo me importante, è che quando ci si approccia sia ai veterinari che agli allevatori che hanno a che fare tutti i giorni con gli animali, è il pensiero di non abituarsi alla sofferenza, al dolore, perché è una cosa, se volete, un po' inevitabile, perché chi è abituato a vedere 100-150 animali tutti i giorni della sua attività lavorativa può essere che incappi delle situazioni negative e si abitui. Cosa diversa invece è il consumatore, perché la popolazione ormai è costantemente in fase di urbanizzazione, diciamo, quindi la parte di società che lavora nella zootecnia è sempre meno. Quindi capite che basta un'immagine un po' negativa per scandalizzare. Però dall'altro, chi lavora a contatto con gli animali non deve dimenticare questo punto di vista. Già detto un po' stamattina, ovviamente rapporti ottimi o comunque rispettosi dell'animale hanno impatto sul loro stato psicofisico e quindi anche sulla produzione. Questa cosa fa abbastanza appeal, ad esempio, sull'allevatore e ha interesse per la sostenibilità economica della stalla. Per quanto riguarda l'interazione animale-animale, all'interno dei protocolli per il bovino da carne, vitello carne bianca, abbiamo inserito proprio l'osservazione dei comportamenti visibili tra i soggetti, andando a determinare quanti comportamenti agonistici vengono espressi sul totale dei comportamenti osservati. Quindi banalmente andiamo proprio a contare quanti comportamenti coesivi vengono espressi durante la visita, che noi siamo permanenti in azienda, inteso ovviamente come l'allo grooming o degli sfregamenti buonali, ok, tra virgolette, e dall'altro invece i comportamenti agonistici sono ovviamente i fighting e le testate.
Stamattina abbiamo già detto tutto, diciamo, sul perché esistono questi comportamenti aggressivi che in un arco di tempo sono inevitabili e sono giusti così, è il comportamento naturale dell'animale. Il problema è se continuano nel tempo, dopo che è settimane che questi animali permangono in questi allevamenti, e il fatto di continuare a visualizzarli deve farci venire il dubbio che questo non sia un risultato di un ambiente di vita non probabilmente diciamo idoneo per gli stessi, a cominciare proprio dallo spazio disponibile, la possibilità di accedere alle risorse alimentari, all'acqua, piuttosto che assenza o presenza di tela permanente, o se ci sono delle pratiche, insomma, di rimescolamento dei gruppi. Un dato importante che viene ribadito anche da un report del Welfare Quality, che ha senso effettivamente misurare l'interazione animale-animale nel breve periodo per quanto riguarda ad esempio i tori da carne, in quanto il test è valido e ripetibile. Sulle vacche da latte invece, come anche aveva già introdotto stamattina Winkler, non trova una forte ripetibilità, in quanto abbiamo questa discrepanza, chiamiamola, questa differenza tra il comportamento manifestato in una stabulazione libera piuttosto che in una stabulazione fissa. Come vi dicevo stamattina, che nella fissa è più frequente vedere lo grooming, ma probabilmente perché gli animali non hanno nient'altro da fare, e in più perché la vacca da latte ha una grossa attività giornaliera, quindi è difficile nell'arco di una valutazione vedere le interazioni animale-animale. Venendo invece all'interazione, allo studio dell'interazione tra l'animale e l'ambiente, quindi che comportamenti esprime l'animale, un esempio tra tutti è quello della bovina da latte, che vede nel suo time budget giornaliero l'attività di riposo come la parte più importante, che copre anche più del 50% della sua giornata. E la cosa è indispensabile per questo equilibrio psicofisico del soggetto e anche per la stessa sostenibilità dell'allevamento. Un punto molto importante, infatti, date queste ore che devono essere lasciate all'animale per svolgere questa attività, abbiamo poco margine per giocarci l'attività di mungitura, quindi questo è un punto molto cruciale e fondamentale anche che bisogna fare nella formazione dell'allevatore. Come misura cardine che abbiamo per andare a valutare il comportamento degli animali nel loro ambiente, ovvero se possono soddisfare o no questa necessità del riposo, come chiamano gli americani la vitamina R, abbiamo un item che sembra complesso, no? Ma in realtà è anche abbastanza semplice da svolgere, in cui a distanza di 2 ore dai grandi eventi di stalla andiamo effettivamente a osservare, veramente a osservare come gli animali occupano l'area di decubito. Perché se abbiamo detto che devono decubitare dalle 12 alle 14 ore al giorno, ci aspettiamo che dopo che hanno svolto le mansioni che dovevano svolgere, tra un 50 o 70% di bovine devono essere a riposo. Ok? Quindi entriamo in allevamento e guardiamo quello che si vede. È chiaro che visualizzare un'immagine come questa vi dà già un'informazione diretta sull'animale, visualizzare immagini così ve ne dà un'altra. E la misura è comunque semplice e fattibile. Poi in questo, diciamo, non è solo un'osservazione di un'immagine di questo tipo, ma mentre voi siete lì potete osservare anche quali sono gli atti che compiono gli animali per alzarsi e decubitarsi, se fanno fatica, se non fanno fatica. Stamattina si è parlato dello slancio necessario a testa per l'alzata dell'animale, l'alzata a cane seduto, nell'arco della valutazione lo potete visualizzare. Questi sono tutti degli strumenti basati sull'animale per andare a rispondere al quesito. Anche qui questo è un punto fondamentale che lega un po' quello che, se volete, è l'aspettativa del consumatore di un miglior benessere, ma anche quel giusto rendiconto che deve avere l'allevatore, altrimenti chiude l'attività, è che lasciare agli animali questa libertà di decubitare come quando vogliono ha anche un influsso positivo sulla produzione. Addirittura alcuni lavori ci dicono che oltre il minimo di 7 ore al giorno di decubito, ogni ora in più è un chilo e mezzo di latte in più al giorno che ogni animale fa. Questa è una slide, diciamo, che ho voluto buttare lì, visto che stamattina anche si è nominato il pascolo,
E giusto per instillare un dubbio, ecco, che non è detto che il comportamento naturale dell'animale si evidenzi solo al pascolo, perché quando gli animali possono scegliere, e la scelta ovviamente deve essere su due cose positive, perché altrimenti è logico che influenziamo la preferenza, se possono scegliere appunto se andare a dormire in cuccetto, se dormire al pascolo, in base al clima e al clima e a quelle anche le variazioni stagionali che diceva stamattina la ricercatrice, possono scegliere in maniera indipendente di rimanere all'interno della stalla. In questo caso era questo grafico, era in giornate calde, gli animali di giorno preferiscono rimanere in allevamento e di notte cercano il fresco al pascolo o comunque area di esercizio che era esterna alla stalla. Nel caso invece di nottate avverse, quindi con precipitazioni, preferiscono rimanere all'interno. E vedete, hanno scoperto l'acqua calda, però in realtà appunto è finito. Questa è l'ultima slide. Considerazione finale che diciamo volevo sottolineare che il benessere animale ha un aspetto di scienza e di etica, però dobbiamo cercare di evitare interpretazioni soggettive legate a i nostri scenari giornalieri, cioè chi siamo, ovvero se siamo veterinari, se siamo allevatori, se siamo consumatori, il tutto perché, diciamo, non solo il consumatore, l'animalista fa parte della società, ma anche l'allevatore è parte integrante della nostra società e la sostiene, non solo per il fatto che ci dà da mangiare sostanzialmente, quindi è veramente importante confrontarsi e trovare un punto comune, insomma, è... Ecco, chiudo che vedo che il tempo.